Arrivano i Recovery Fund, arrivano per la prima volta nella storia una svolta epocale nell'ambito europeo. Sì, vociferava prima dell'estate, così è stato fatto, incredibilmente rispettato anche nella loro lunghezza allucinante i tempi. L'Italia porta a casa un bottino gigantesco, molto di più di quello che si pensava, il bottino più alto di tutta Europa, giusto, non giusto, contenti, non scontenti, sono veri, non sono veri, sono un prestito, non sono un prestito. Ci interessa poco, ragazzi, perché oggi guardiamo i mercati. Ieri, dopo il grande hype iniziale di questa news relativa al Recovery Fund, sono iniziati a scendere i mercati, quindi hanno fatto il famoso sell on news. Perché? Perché, insomma, lo vedremo in questo video. Nasdaq trova per la prima volta dopo il grande pump che ha avuto dopo il Covid, trova la sua resistenza. La vedremo oggi in questo video. E Bitcoin indica che ancora dorme, ma attenzione, è in letargo e attenzione a stuzzicare il can che dorme. Lo vedremo anche oggi Bitcoin perché ha dato dei segnali importanti. Quindi, bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Mauro Caimi qui con voi per un'analisi dei mercati finanziari e i mercati criptovalute. Ho fatto lunedì un super video per Ampleforth, ragazzi, un investimento gigantesco che sta andando a gonfie vele. Ma ieri, nella giornata di ieri, nella mia Trading On Academy, ho creato una struttura operativa per prendere tutto il profitto possibile su questa coin e ho fatto un super video da 25 minuti a cui ne aggiungerò un altro, ragazzi, tra poco, ed è tutto pubblicato nella mia Trading On Academy, ragazzi. Allora, chi volesse può iscriversi, in descrizione trovate il link per accedere all'Academy, e lì ci sono una serie di attività che facciamo operative insieme ai vari iscritti, che cavalchiamo tutte queste occasioni ghiottissime. Questa, in questo caso, di Ampleforth, è stata molto ghiotta, ma non è finita qui, perché probabilmente a fine settimana vi farò anche un video sullo stake, come mettere in stake quelle cripto, perché me l'avete chiesto in tantissimi. Andiamo oggi invece a vedere l'analisi ciclica e tecnica dei mercati. Prima volevo ringraziare Luca e il gruppo Telegram di Crypto Italia Trading, perché mi sostengono sempre. Luca stesso mi ha chiesto di fare questo video sullo stack di Ampleforth. Vi lascio il loro link sul gruppo Telegram in descrizione. Siamo diventati molto amici anche con loro, quindi sono contento che si creino nell'ambito italiano queste community, ragazzi, dove condividiamo anche contenuti. È molto molto importante questa cosa. Bene, andiamo a vedere il Nasdaq. Ho parlato sempre troppo, ma a me piace salutare, ragazzi, a me piace salutare i miei follower, diciamo, e tutti quanti voi, quindi io sono anche un tipo abbastanza colloquiale, come avete capito. Allora, andiamo a vedere l'analisi su Nasdaq. Nasdaq, ragazzi, ciclicamente è analisi tecnica. Prima cosa, analisi tecnica, trova la sua resistenza. La prima, ragazzi, guardate qui, è la prima volta che trova la resistenza. Bam. Bam, ok, non l'aveva fatto prima, non l'aveva fatto con questa, diciamo, importanza. Resistenza di Nasdaq a 11.100 circa, 11.085, il livello da battere. Ora, da un punto di vista di inversione di trend, non è cambiato niente. I mercati sono in super pump, c'è un trend rialzista in corso. I dati relativi all'economia americana ancora non parlano chiaro. Penso che vedremo qualcosina già a settembre, ragazzi. Ma prima di allora, come vi avevo già detto in un altro video, non credo che i mercati facciano grandi danni tenendo, tra virgolette, l'agosto, ragazzi. Se dovesse aumentare la volatilità d'agosto, perché agosto spesso i mercati fanno dei giochini strani. Quindi, insomma, se quest'anno dovesse essere uno di quegli anni in cui agosto è molto volatile, allora ok, altrimenti, ragazzi, non credo che si ci schiodi da questi trend di natura rialzista. Ma
Qualora dovesse sussistere questa cosa, lo vedremo. C'è un'indicazione dal punto di vista di analisi ciclica che indica in teoria che non dovremmo neanche avere movimenti rialzisti imponenti. Però abbiamo visto anche che i mercati in questo momento stratorogati dalla Federal Reserve e da tutte le politiche monetarie iperespansive non lasciano molto spazio ai tentativi di ribasso. Tant'è vero che ogni volta che Nasdaq arriva sulla sua media a 22, ragazzi, questa è una media a 22, bam, torna indietro, lo vedete qui, bam, torna indietro, non è riuscita neanche a toccare la media a 22, ragazzi, questo è un po' eccessivo, soprattutto perché sono tanti mesi ormai che fa questo tipo di movimento, sembra pilotato, i mercati non danno pasti gratis, lo ha fatto già 1, 2, 3, 4 volte, attenzione alla quinta perché i mercati non danno pasti gratis. È vero che la Federal Reserve dà tutti questi soldi, però è anche vero che una ripetitività così scontata in analisi tecnica non è sovente, ragazzi. Quindi attenzione poi a considerarlo una certezza, magari tradatela un eventuale dip su questa media, tradatelo, però state attenti perché già la quinta volta, insomma, potrebbe essere quella in cui la rompe. Questo è il discorso. Come facciamo a capire se questa resistenza potrà durare magari nei prossimi giorni? Ed è il massimo vero. Da un punto di vista ciclico vi dico già da subito che questa zona è una zona di massimo, perché ciclicamente il mercato, dopo aver fatto un ciclo da 50 giorni circa, quindi un mensile lungo, io lo chiamo così, ragazzi, sono 36 giorni di borsa aperta, 51 reali, insomma. Non, noi dobbiamo poi considerare un andamento legato anche a quella che è l'attuale situazione di iperespansione economica, ciclicamente parlando, da un punto di vista monetario. Perciò, ragazzi, andare a fare poi a paragonare i cicli con questa droga che c'è nel mercato sarebbe un po' da sciocchi in questo momento. Quindi andiamo a tener conto anche di queste cose. Allora, qui ragazzi, probabilmente siamo in un ciclo ternario, quindi formato da una struttura a tre, dove il massimo avviene nella parte centrale del ciclo, e questo probabilmente è la struttura che Nasdaq sta realizzando, ma lo vedremo anche S&P, la stessa cosa. Se fosse così, è probabile che questa zona è stata un massimo di periodo, quindi un massimo relativo per un po' di tempo, che potrebbe continuare fino alla fine del mese anche di agosto. Ma sicuramente c'è una scadenza, ragazzi, anche qui, tra virgolette, che dovremmo avere in questi giorni, quindi fino a fine luglio, la famosa scadenza di mensile di luglio, dove scadono i futures, le solite discorsi, lo vedremo che c'è anche su Bitcoin questa cosa. Ma dopo, da qui in poi, Nasdaq potrebbe decidere di tentare un nuovo massimo, oppure, ma non dovrebbe avere appunto la forza di fare massimi consistenti, quindi sopra questa linea, molto sopra questa linea, perché ci sarebbe l'idea di andare a fare questa cross ciclica. Quindi io vi dico le due versioni, come sempre faccio, ragazzi, quella teorica, quella che ci insegna l'analisi ciclica, dice che siamo in una zona di topping e da qui in poi probabilmente il mercato dovrebbe fare questo tipo di atteggiamento. Questa è la teoria. Poi abbiamo visto e dobbiamo paragonare al fatto che c'è una droga potentissima, che ogni volta che il mercato prova a scendere, la Federal Reserve spara cannoni, ragazzi. Quindi tenetene conto di questa cosa qui, ok? Però fino alla fine del mese di agosto, come vi accennavo prima, non dovrebbero esserci grandi shock né al rialzo né al ribasso. Poi è chiaro quali sono i livelli che dobbiamo monitorare: questo 11.100 per Nasdaq e questa zona qui in questo momento, quindi 10.003, l'ultimo minimo che è stato fatto ai primi di luglio, che vedete qui, e soprattutto la media mobile a 22 in questo caso. Se dovesse romperla, poi andrebbe a appoggiarsi sulla 50 sicuramente, però sarebbe anche la prima volta che lo fa dalla pandemia. Quindi potrebbe già indicare che questa fase ciclica ribassista in effetti poi la va a fare, che magari la Fed non mette mano perché dice ok, non ce n'è bisogno. Ecco, questo potrebbe essere il concetto. Andiamo velocemente a vedere anche S&P 500, che è lo stesso, ragazzi, quindi non mi dilungo più di tanto.
ha avuto un po' di forza maggiore rispetto a Nasdaq nelle ultime settimane, perché Nasdaq ha avuto più forza prima, vedete, poi nelle ultime settimane diciamo è stato un po' più lentuccio. Ma a tal proposito, ragazzi, è una strategia che ho tirato giù nelle ultime settimane, che ha fatto un gran bene, adesso sta un po' diciamo ritracciando, e volevo spiegarvela in un webinar che ci sarà a fine mese di luglio. Ve lo anticipo, ma poi vi do tutte le caratteristiche. È un webinar che faremo ovviamente open, aperto a tutti. Da un punto di vista di quindi S&P 500, ancora una volta abbiamo un livello di resistenza che è esattamente la stessa qui, ragazzi, cioè è sempre lo stesso livello. È vero che abbiamo fatto massimi, vedete però come questi massimi stentano anche a decollare, perché siamo in una fase ciclica che è leggermente arrivata, chiamiamola così, perché anche su Nasdaq questa fase ciclica dovrebbe essere ternaria, quindi avere su S&P, scusate, avere questa struttura così creata. Allora, se questa analisi ciclica ha ragione, anche in questo caso, fino a fine settembre, grandi movimenti al rialzo non ce ne dovrebbero essere. Quindi un po' di riposo anche per S&P 500 dovremmo averlo, ragazzi. Quali sono i livelli da tenere sott'occhio? Questo livello che vi ho appena messo, quindi i 3003 per quanto riguarda S&P, e poi i suoi massimi storici che sono a 3004. Siamo arrivati al target di S&P 500 che ho indicato mesi e mesi fa nella mia Academy. No, vi do ancora la scoop, ancora non ci siamo, ragazzi. Ci siamo vicini, ma ancora non ci siamo. Io i target li ho ideati per aprile del 2021. Sta seguendo quella pista. L'ho pubblicata in Academy. È una chat fatta solo con un indicatore, ragazzi, con quel target, e poi si aspetta 6 mesi. È simpaticissimo, vabbè. Allora, ancora non ci siamo arrivati. Appena ci arriviamo, ve lo dico. Allora, da un punto di vista, quindi ciclico su S&P, vi ho detto già quello che mi attendo. Anche qui, la scadenza di luglio dovrebbe esserci, ragazzi. E avrà un movimento strano S&P, perché non si sa se ha chiuso questo ciclo qui o qui. Questo è tipico però dei cicli ternari, che non danno una grande idea. Questo è l'atteggiamento che Bitcoin fa 1000 volte, ragazzi. Una delle figure che preferisco per tradare Bitcoin, e potrebbe essere stato un ciclo così, e quindi aver fatto questo e poi un altro qui, oppure un ciclo che ha chiuso un po' prima. Ma capirete, la differenza è praticamente inutile, perché non è tradabile un movimento del genere, perché è solo rumore, quindi non ci cambia assolutamente niente. Chi ha le posizioni stia tranquillo, in questo momento non c'è inversione di trend. Chi vuole assumere posizioni long dovrebbe attendere un'eventuale fase di pullback all'interno di queste aree. Come sempre, ancora qui la media A22 funge da attrattore per S&P 500, la 50 invece, come per Nasdaq, è un livello di supporto, quindi qui in mezzo è un livello di buy the dip. Se avete studiato trading sapete quello di cui parlo, e adesso cortesemente fatemi andare ad analizzare Bitcoin. Oh, finalmente, che non ne parlo da un po' di tempo. Allora, amici delle cripto, dove siamo su Bitcoin? Bitcoin, poi faremo anche un video speciale proprio sulla ciclica di Bitcoin. Ragazzi, non si sa in questo momento se la fase ciclica mediana di Bitcoin è stata chiusa qui, 1, 2 e 3, quindi qui, oppure prima, e in questo caso qui con un classico ciclo a 2, e quindi poi andremo a fare in questo momento un 1 e 2 così. Allora, vi dico la mia, e qui è soltanto un'opinione, non è un dato, perché non abbiamo dati da questo punto di vista. Io prediligo la view con una close qui, ragazzi, quindi una fase mediana di Bitcoin che è stata chiusa in questo punto, e qui siamo su una seconda fase che deve durare fino a fine anno, più o meno, insomma, novembre circa. Perché? Perché la struttura del mio indicatore RSI mi dà un po' questa forma ciclica, come se fosse una mediana. Questo è un RSI modificato con uno smoothing, ragazzi. Ok, come se fosse questa la struttura del ciclo che sta andando a farvi. Ovviamente qui, insomma, dovremmo arrivare verso ottobre-novembre. Però, insomma, questa è la mia idea, questo è l'indicatore, perciò, ragazzi, io prediligo questa view in questo momento, cioè che qui si
sia finita una metà di un ciclo superiore che è durato 3 mesi, quindi un ciclo fatto in questo modo, e da qui siamo nel nuovo. Ora, immediatamente andiamo a capire quali sono i livelli operativi, ok? Al di là della biociclica, ragazzi, se questa biociclica ha ragione, cosa succede in questo momento su Bitcoin? Succede che questo ciclo così piccolo non è un male, perché? Perché sarebbe un ciclo che potrebbe indicare un'accumulazione di un mese su una criptovaluta. È vero che potrebbe indicare anche la distribuzione, però questo lo si vedrà quando Bitcoin indicherà un break dei suoi livelli. E in questo caso quali sono i livelli? Beh, sempre gli stessi, quelli di 10.500 al rialzo, e questa zona qui che è 8.600, ma io direi pure 8.500, ragazzi, visto che Bitcoin è attratto anche per questioni di opzioni dai 2.50 a 2.50, quindi a scala di 2.50, quindi 8.500 in questo caso. Perché? Perché questa area è un'area un po' di accumulazione barra distribuzione. Secondo me è più accumulazione che distribuzione per quanto riguarda Bitcoin, però non voglio essere di parte, perché noi siamo ovviamente diciamo sbilanciati anche emotivamente nei confronti delle criptovalute, quindi è giusto anche essere oggettivi. Ma da un punto di vista di breve, ragazzi, questo ciclo andrebbe a chiudersi a fine mese di luglio, ancora una volta. Poi il mercato potrebbe indicare qualcosina, cioè se fa un minimo che va al di sotto di questo qui che vedete, che è intorno agli 8.008, quindi se fa un minimo che va giù da qui, allora ragazzi potremmo rivedere questa view completamente, quindi pensare che qui sia stata una metà ciclica importante non sta più in piedi, va bene? Nel momento in cui invece questo minimo regge e il mercato va a chiudere in barra di congestione o con un mini up, così come sta facendo in questi giorni, questa ciclicità a fine mese di luglio, potremmo poi avere il famoso break prima dei 9.500, poi dei 9.008, per un ciclo che tende ad andare a sbattere nuovamente sulla resistenza superiore. A quel punto si rigiocano poi le carte, ma lo vedremo chiaramente nei nostri aggiornamenti. Perciò io in questo momento ho una view laterale rialzista su Bitcoin che potrebbe darci grandi sorprese a fine, dopo fine mese di luglio, dopo questa parte finale. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine, fatemi sapere cosa ne pensate di queste view, di tutte queste informazioni, e cosa state facendo voi in questa estate poco afosa, devo dire la verità. Bene, noi ci vediamo venerdì. Ciao a tutti!